poi viene seminata la parola di Dio, quella parola che inizia a produrre del frutto concreto nella nostra vita. E allora iniziamo a riscoprire la gioia di ascoltare la voce di Dio, la gioia di partecipare ai culti, la gioia di pregare, la gioia di meditare la parola del Signore, la gioia di condividere la comunione fraterna, la gioia della grazia di Dio, la gioia che proviene da una certezza che nessuno può toglierci, la certezza che siamo del Signore, che Egli sta curando il nostro cuore, che Egli è colui che ha seminato, dopo averci invitato a dissodare per bene il terreno del nostro cuore. E così diventiamo come coloro che stanno costruendo. Anima cara, che il Signore ti dia grazia di comprendere che Dio ti vuole liberare, che Dio ti ama, Dio ti vuole salvare. Dio vuol far sì che la tua vita possa essere rinnovata, cambiata profondamente. Ma ci sono questi passi che solo tu puoi fare. Ci sono questi passi che sono l'espressione della tua libera volontà di far venire Gesù nel tuo cuore. Togli le spine, togli i sassi. Di al Signore: la mia situazione è tremenda, Dio. La mia situazione, così come sono, è difficile. Non posso immaginare in questo cuore un risultato diverso dalle spine. Eppure il Signore sta dicendo: non seminare tra le spine, togli prima le spine.